Da un anno vogliono darlo in adozione. Madre inadeguata, risultò inadeguata dopo la denuncia al mio compagno violento. Vogliono darlo in adozione solo per i loro sporchi guadagni. Salerno come Bibbiano. Le altre mamme che non hanno, io sono la voce delle altre mamme di Salerno, che non hanno il coraggio di parlare, di manifestare le ingiustizie di Salerno, che anche a Salerno esiste il sistema bibbiano. Sono stata già a Roma a manifestare, davanti a Montecitorio. A non dormire, a non mangiare per giorni. La guerra per la lotta, per la giustizia, per ottenere giustizia è appena cominciata. Giù le mani dai nostri figli, dai figli che noi abbiamo partorito e poi ve li rubate. Li abbiamo partoriti e li abbiamo cresciuti. Poi denunciamo e risultiamo inadeguati. Giù le mani dai bambini. Restituiteci i nostri figli. Noi chiediamo verità e giustizia. La vera giustizia. Non quella manipolata da fantomatici fautori della legge. I quali fanno la bella vita. Se ne vanno in vacanza con i pianti. Le lacrime dei nostri figli e di noi mamme. È una vergogna che lo Stato permetta questo. Vogliamo essere restituite i nostri figli che legittimamente abbiamo partorito, abbiamo cresciuto. Giù le mani dai nostri figli. Sì, va. Ok, mi trovo davanti al Tribunale dei Minori di Salerno. Ecco qua. Come avevo detto, sciopero della fame contro l'affido illecito di mio figlio. Mio figlio rapito dallo Stato dopo la denuncia che ho fatto al padre. Un attimo solo che tolgo il cartellone e inizio a parlare col megafono. Dopo la mia denuncia al compagno violento, la mamma risulterebbe inadeguata, però solo dopo la mia denuncia. Perché mio figlio ha 6 anni, la mamma era buona fino a 6 anni. La mamma è risultata inadeguata dopo la denuncia.